Salve ragazzi, io sono Pain Master e siamo di nuovo su Resident Evil 7. Mentre montavo lo scorso episodio, mi sono reso conto di aver completamente ignorato un intero enigma, cioè quello che mi permetteva di recuperare un'altra testa del cane da attaccare alla parete. Quindi direi che è la prima cosa che mi tocca andare a fare. Devo tornare nello scantinato, esattamente nella stanza inceneritori, perché devo aprire uno di essi, quello che non si apriva. Però direi di non sprecare le munizioni del fucile e quindi avanzerò solo con la pistola. Spero di non incontrare nessuno, se incontrerò qualche mostro lo eviterò. La stanza inceneritori dovrebbe essere questa. Ora, dovrebbe spawnare un mostro, quindi direi che prima è il caso di sbarazzarci di lui. Perfetto, io ho sprecato un paio di colpi in più perché mi era arrivato troppo vicino. Ora, se non sbaglio, c'era un foglietto qui in giro. Ah, eccolo, eccolo. Ho preso quel tizio che continuava a scappare, l'ho rinchiuso nell'inceneritore in fondo a sinistra, così non ci sfuggirà più. Tiralo fuori quando è il momento. Sai come aprire l'inceneritore, no? Ricorda, 3A e un'impronta della mano. Fai come ti pare con la ragazza. 3A e un'impronta della mano. L'impronta della mano la vedo già. È questa qui. Presumo che le 3A debbano essere nel nome, ma quindi devo aprire prima quella con 3A, poi quella con l'impronta e poi dovrebbe sbloccarsi questa, giusto? Vediamo se funziona in questo modo. Allora, Lara ha 2A. Questo che nome è? Craig ha una A sola. William ne ha una. Sean ne ha una. Tamara ne ha tre, esatto. Mi ricordavo che c'era almeno un nome con 3A. Che li avevo aperti tutti la scorsa volta. Perché non ci avevo proprio fatto caso che in realtà era un enigma. Quindi ora prendo questo. Si è aperto, si è aperto. Meno male, spero che non esca nessun mostro. Era davvero facile comunque questo enigma. Esageratamente facile. Oddio, lo sapevo! Lo sapevo! Siete dei maledetti! Ma che... c'ha un braccio diverso! Perché non muore? Io ho sparato più di 5 colpi in testa! È morto? Sì, è morto. Però mi ha fatto sprecare un medikit intero. Un bel po' di proiettili. Maledetto schifoso. Dai però. Pensavo non sfruttassero di nuovo questo cliché del mostro nascosto nell'obitorio. Chiave stanza di sezioni. Chiave stanza di sezioni. Oddio. Dimmi che non è quello che penso. È esattamente quello che penso. Devo tornare nella caldaia dove c'erano mille mostri. Ok, è il momento di equipaggiare il fucile. So che è uno spreco, però non ho intenzione di farmi ammazzare adesso. Già li sento i maledetti. Però bastava un colpo, incredibile. Muori. Aprila, aprila. Qual è la... quale cavolo? Dov'è? Dov'è questa? Dai, apriti! Apri! Apri! Perché non l'apre? Desponati. Ah, meno male. Ricarichiamo. E adesso andiamo in giro col coltellino, che questo mi sembra un posto sicuro. Cartucce per fucile, meno male. Allora ho fatto bene a usarle. Alla fine mi bastava avere un'arma più forte per poterli uccidere tutti. Questo che cos'è? No! Sarei stato suo padre. Dice che sarà lui suo papà.
No, 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 no. No, la troverò e lo farò soffrire. E tu, amico, mi aiuterai. Il vecchio, che non si è accorto della mia presenza, mi ha rubato di mano la testa di cane. E quel cadavere lì, che mi pare sembrare il poliziotto, si sta pian piano trasformando. Mi sa che sarà un'altra boss battle. Spero di no. Non sono pronto in realtà. Un'erba medica, cartucce. Mi sta andando troppa roba per non essere una boss battle. Mi preparerò. Entriamo. Che cavolo di posto è questo? Sento già rumori poco promettenti. Posso entrare? Meno male, meno male. Poveraccio. È davvero il poliziotto, è quello che non c'ha metà testa. Però c'ha lo schifo addosso, che si muove, pulsa. Poi, poveraccio, l'hai fatto ammazzare tu, praticamente. Bastava spiegare tutto dalla finestra, invece di farlo arrivare al garage. Ah, i corpi appesi che servivano per stunnare il mostro nella demo. E ne vedo troppi. Non vorrei che questa sia un'arena. Qua c'è un gancio. Ah, è qua. Qua c'è una testa. Come la raccolgo? Ok, mi devo avvicinare un po' di più. Però prima guardo qui sotto che cosa c'è. Che magari c'è qualche oggetto utile. No, c'è una porta che non posso aprire. Polvere da sparo, c'era davvero qualche oggetto utile. Vabbè, andiamo. Sono pronto. Chissà perché non mi stupisce tutto ciò. No, non riuscirai a cavartela. No, dai, ma stavo per spararti. Ti colpirò con i sacchi dei tuoi cadaveri. Funziona? Sì, più o meno. Tu mi uccidi e io mi rimetto su. È questo il problema. Però è sopravvissuto a un colpo di fucile alla faccia. No! Si è avvicinato troppo. Stammi lontano. E dai, non mi puoi prendere a testate. Non ce l'hai più una testa tra poco. Dov'è? No, non ci devi neanche pensare. No, stava per dire qualcosa e io ho sparato prima. Ora non saprò mai che dialogo era. Maledizione. Pensavo fosse un oggetto da raccogliere. Le pistole non servono a molto da queste parti. Ma lì c'è un oggetto, un momento. Devo fare il giro. No, è troppo vicino. Che cos'è? Che cos'è? Una motosega! Come la recupero? Oh, mi piace! A me non particolarmente. Oh mio Dio, che schifo! Che cos'era quella roba? Oddio, no, la motosega la prende lui. Non dirmelo. Figo. Ma neanche un po'. Oh mio Dio! Ma che cos'è? Ma... una forbice motosega! Se mi prende una volta con quel coso sono morto! No, cavolo! Le munizioni! No! Ho fatto un errore. Ah, non sono morto. No!
No, no, non so come dovrei comportarmi, non riesco a cavarmi. Ah, oddio. Potevo raccoglierla, fatti sotto! Ti ammazzerò con la motosega, schifoso! Scusate se non sto commentando, ero un po' sconvolto dal fatto di aver ritagliato la faccia a metà. E anche dal fatto di aver sprecato un bel po' di munizioni, perché non avevo capito che dovevo rubarla subito questa motosega. Cartucce per fucile, vai! Ma che simpatico che sei! Hai fatto un errore! Dai, fatti ammazzare! Dai, fatti ammazzare! Che cavolo! Da! Prenditi questo! Sì! No, come avvia il motore? Non adesso! Non adesso che c'è lo schifo da tagliuzzare! No, non le prendo. Ha distrutto il pilastro. Non dovrebbe crollargli tutto in testa adesso. Sarebbe utile. Hai sbagliato di nuovo. Dai. Quanta vita hai? Ah, mio Dio, che impressione questo schifo. Dio! È esploso! Sta camminando! Le gambe camminano! Le gambe! Fammi un favore e resta morto! Mi sa che questa è la volta buona! Assurdo. Il suo corpo era composto principalmente da schifo e da disgusto. Però la testa l'ho recuperata. E questo è l'importante. Ah, un oggetto. Una soluzione medica. Allora, ricarichiamo tutte le armi di cui ho raccolto munizioni. Quindi solo il fucile, perché per la pistola non ne ho trovate qui in giro. E direi di andare avanti. Questa è una mossa geniale, non me l'aspettavo. No, ma ha rotto la motosega! Non mi aspettavo che tagliasse una barra di metallo con una motosega, ma effettivamente è dannoso anche per la motosega. Mi sarebbe stato troppo bello aver quell'arma per tutto il gioco. Maledetti, non mi possono privare così dell'arma più potente che ho avuto finora. Non devo tornare di su, no, ma perché di su mi sa che torno di nuovo dov'ero. E di là c'era una porta con lo scorpione. Meglio che me lo segno mentalmente prima di fare brutte figure come lo scorso episodio, che non trovavo più le porte ad aprire. Qui non c'è niente, assolutamente niente. Ah, e qui siamo tornati di nuovo qui. No, ci sono ancora i mostri? No, non penso. Meno male, meno male. Mamma mia, il mio senso dell'orientamento, mi son perso. Ho sbagliato strada. Devo andare di qua, ok. Sento fischiettare. Sento fischiettare. La colonna sonora, sento fischiettare la canzoncina dell'intro. Non so se lo sentite anche voi perché è molto basso, oddio. La vecchia. Non posso puntare il fucile su di lei. Non posso fare niente, non posso fargli danno. Andiamo a salvare. Per questo episodio in cui abbiamo affrontato una boss battle, direi che può anche essere tutto.
Stiamo avanzando bene, stiamo andando avanti bene nella storia. Penso di aver finalmente ucciso il vecchio. In caso contrario, non ditemi niente assolutamente, perché io sono un po' di episodi che non leggo più i commenti, purtroppo. Perché un paio di video fa qualcuno ha quasi cercato di spoilerarmi qualcosa della trama e quindi per evitare questi problemi non li sto più leggendo. Quindi se volete che io legga il vostro commento non spoileratemi niente perché altrimenti non ha senso. Cioè se sto andando avanti spedito e magari mi sto scordando un enigma potete anche scrivermi guarda che ti stai scordando un enigma. Però non scrivetemi, ah, attento che questa cosa nella trama poi succede questo, quest'altro, quest'altro. Perché alla fine, se no, non ha senso che io ci giochi. Detto questo, per questo video può anche essere tutto. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!